della pianta e risale al 1700 circa. Si compone di due edifici principali. Il primo è questo nel quale ci troviamo, e era l'antica corte che costituiva l'ingresso al secondo edificio. In questa corte si accedeva anche con i cavalli, infatti queste stanze laterali erano adibite a stalle. Il secondo edificio è questo, e ha una forma a L e costituiva la vera e propria casa nobiliare, e attraverso esso si accede al parco retrospante. Appartenne a diversi proprietari. Il primo proprietario fu appunto Corbella, e in seguito questa villa passò alla curia milanese e venne utilizzata come residenza estiva per gli arcivescovi. Infatti venivano qui sia per alloggiare durante l'estate, ma anche per curarsi. Infatti alcuni grandi saloni che troviamo all'interno venivano adibiti a piccole stanze, così che ciascun vescovo potesse avere la propria stanza personale. In seguito venne acquistata dall'avvocato Sonzogno, il quale la vendette all'asta, e venne acquistata appunto da Angelo Sioli, dal quale la villa prende il nome. Angelo Sioli tenne questa villa fino al 1993, anzi fino al 1984, quando morì, però comunque la villa rimase di famiglia, in quanto venne ereditata dal figlio e dalla moglie. Venne in seguito venduta al Centro Verde la società e acquistata nel 2001 dal Comune. Nel 1974 la soprintendenza decide di includere nell'elenco dei beni decorati la villa Sioli. E quello che noi sappiamo sulla villa è che il complesso immobiliare è di circa 30.000 metri quadrati. La villa su due piani è di circa 625 metri quadrati, e oltre alla villa ci sono anche due fabbricati, uno dedicato alla serra e l'altro dedicato al rustico. Nel 1979 il comune decide di fare richiesta di esproprio della villa, soltanto che la soprintendenza non era d'accordo. E nel 1984 il proprietario della villa, Angelo Sioli, morì, e quindi l'eredità della villa passò ai figli, che nel 1993 decisero appunto di venderla al Centro Verde SRL, che nel 2001 la cede al comune di Senago con lo scopo di poter costruire un loro centro residenziale, il Centro Verde, che è appunto il parco. Questa è l'unica parte ristrutturata della villa. Venne ristrutturata nel 2006 e oggi è sede della polizia locale e di alcuni uffici comunali. Invece c'è un'altra parte che è stata ristrutturata, diciamo, ma senza molto successo, ed è l'ala nord. E non è nessuna parte della villa è accessibile tranne questa, a causa delle infiltrazioni del tetto. E il signor Sioli aveva fatto anche un cordificio dove appunto, cioè, prima di essere venduta, quando aveva comprato la villa, aveva creato nella sua casa anche un po' l'edificio. Canapa. Cosa? Canapa? Corda. Corda. Usavano la canapa una volta per farmi corda. Sì, in realtà diciamo che questo cordificio è tutta la struttura che voi potrete vedere uscendo dalla villa, e tutta quest'ala era il vecchio cordificio di Senago. Diciamo che era un cordificio molto importante, molto grosso, ci lavoravano in prevalenza donne, ed è stato quello che ha consentito poi il passaggio da un'economia agricola e rurale come era Senago a quella che poi sarà stata e diventata un'economia più quasi esclusivamente di tipo industriale, insomma. In realtà una cosa sola volevo farvi notare: purtroppo oggi vediamo questo impianto, che è sicuramente importante, ancora in fase di non nella sua bellezza, ecco, speriamo che i lavori comincino presto di restauro. In realtà sono state restaurate quella che è la zona laterale di questa villa, che era l'ingresso appunto, che è questo, dove entravano con i cavalli, e nella parte sopra dormiva la servitù. La pavimentazione che vedete è rimasta pavimentazione originale, perché tutti i lavori di restauro sono stati fatti rispettando quello che si è potuto salvare. Tenete conto che stiamo parlando, come hanno detto prima le ragazze, della metà del 1700. Stiamo parlando di Senago, che come tanti altri comuni della zona era immerso nel Parco delle Groane.
sicuramente zona più angusta di quanto non fosse oggi, ma sicuramente zona salubre. La gente scappava da Milano, soprattutto nel periodo estivo, caldo, afoso, e con le fognature ancora a cielo aperto, insomma, sostanzialmente, per venire a soggiornare in questi luoghi che erano luoghi sicuramente dediti all'agricoltura, ai vigneti, alla caccia, e ville così prestigiose potevano permettersi anche di ospitare poi persone di un certo rilievo, quali potevano essere in questo caso il Carlo Porta, a cui che dedicò anche un sonetto, tra l'altro, ai proprietari di questa villa, che appunto si racconta lo ospitavano qui ogni volta che lui desiderava venire. Quindi stiamo parlando di un trascorso di questo tipo, ben incastonato, tra l'altro con altre ville che sorgono a Senago proprio in quel periodo, più o meno, questo decennio più o decennio meno. Parliamo della biblioteca che avete visto, che è più o meno contemporanea, parliamo di altre due grandi ville, oggi una non esiste più, che è la Villa Po degli Occhi, e parliamo della Villa Ponti, che invece oggi è privata. Nascono tutte, tra l'altro, ai piedi, cioè vicino, nelle immediate adiacenze di Villa Borromeo, no? Tutto intorno, perché ovviamente le direttrici di traffico non erano sviluppate come oggi, la zona verde era molto più estesa di oggi, per cui ai piedi della Villa Borromeo nascono tutte quelle ville che oggi noi chiamiamo di edilizia e che ovviamente oggi sono ancora parte importante del nostro territorio.